nella parte 2. Comunque sotto c'è uno scurino normale e sopra quello del mascara che andrò a mettere adesso, cioè, capite? Però devo dire che questo è anche abbastanza piccino come scurino, però comunque anche ad altri scurini è davvero gigante questo, cioè in effetti dona un sacco di volume. Adesso vi faccio vedere come lo applico. Prima puccio dentro, tolgo un pochino di prodotto qua nella punta e inizio a pettinare le ciglia con lo scovolino. Allora, a volte questo scovolino mi fa un sacco di grumi, ma la maggior parte delle volte mi fa questo effetto bellissimo, tipo laminazione, che ogni volta cerco. Mi raccomando, allora, un po' di tempo fa dicevano di non fare così, ma andare a zigzag. Adesso invece non si fa più a zigzag perché le ciglia si appiccicano tra di loro a zigzag. Quindi andiamo semplicemente a pettinarle verso l'alto. Questo è l'effetto dopo una passata e mezza circa. Non ne metto mai troppo il mascara, perché una volta mi è successo che ho esagerato leggermente con questo mascara e mi si sono tipo spezzate tutte le ciglia, quindi da quel giorno ne metto davvero poco. O meglio, cioè, ne metto, ma non esageratamente. Adesso uno degli ultimi step. Innanzitutto vado a mettere l'illuminante un po' sul nasino, qua nella punta e qui su. Mi raccomando, non troppo giù perché dopo quando lo andiamo a sfumare, sennò si unisce con il pallino qui, quindi abbastanza su. Comunque questo make-up ho iniziato a farlo da veramente poco, cioè questa routine, make-up routine. All'inizio cambiavo sempre, mettevo sempre qualche ombretto, invece adesso così mi vedo davvero bene. Io abbondo sempre con l'illuminante sul naso, cioè se non c'è l'illuminante sul naso non vado via praticamente. Infatti ogni volta che mi trucco, sto per uscire e dico no, non c'è l'illuminante qua, e allora continuo a metterlo. Quindi vado a sfumarlo ancora bene perché sennò sono a palla da discoteca. E da non, quindi poi sul naso non metto più cipria. O se proprio proprio devo, un po' di questa traslucente, che quindi è molto leggera, vado a prenderne poca, ecco qui. E tanto la luminosità c'è sempre identica. Penso l'ultimo passaggio è quello delle labbra. A me piacciono un sacco i rossetti, però come make-up routine non saprei davvero mai quale mettere. Cioè non ne ho uno che metto sempre, sempre, no. Li cambio sempre perché io ho un sacco di rossetti e mi piacciono tutti. Quindi per le labbra vado a mettere il labello. In particolare questo qui alla ciliegia, che è bellissimo, cioè è super rosso, infatti colora abbastanza le labbra. Però comunque molto leggero, cioè è bellissimo, cioè, guardate. Vado ad ottenere questo effetto sulle labbra e io vi dico, ho le labbra molto colorate di mio. Quindi è super scuro, super acceso, molto colorato sulle mie di labbra. Quindi su altre persone, cioè già su mia mamma questo è molto più chiaro, ma su di me è davvero fucsia. Ma mi piace davvero un sacco, lo metto sempre, perché è super morbido, proprio è super scorrevole sulle labbra, morbido, bellissimo. Ovviamente non è a lunga tenuta, anzi, dopo pochissimo se ne va, però me lo porto sempre via e lo metto sempre. Questa quindi è la mia make-up routine. Oddio, mi sono dimenticata le sopracciglia. Vabbè, adesso vi mostro come faccio, anche perché sono molto semplici in realtà come le faccio io. Per le sopracciglia utilizzo due prodotti, questa matita per sopracciglia appunto di Kiko e il Gimme Brown di Benefit, che io amo letteralmente. Come prima cosa do una pettinata verso l'alto alle mie sopracciglia con questo scovolino che c'è dietro la matita di Kiko. È davvero super efficace e bellissimo, ovviamente così non restano su.
Quindi vado con il Gimme Brown di Benefit. Comunque io di matita ho preso questa qui che è la 101. E invece questo qui non penso abbia una colorazione. Adesso la cerco. Ok, trovata, è la colorazione light medium. Comunque io veramente questo prodotto lo amo. E vado quindi a pettinare le sopracciglia con lo scovolino qui del Gimme Brown verso l'alto. Vado a fare anche una leggera pressione così da lasciarle verso l'alto e ripasso un pochino in questo modo. E mi piace un sacco l'effetto perché le lascia bene su in posa, però comunque le colora anche. E io ho preso forse una colorazione un pochino troppo chiara, cioè per le mie sopracciglia è un po' chiara, ma non importa perché comunque va a riempire quei buchetti che sono davvero minimi e quindi non si vede quasi. E per finire con le sopracciglia vado a darci un'altra pettinata verso l'alto e poi chiudo. E con questa parte qui vado a metterle in posa, tra virgolette, perché il Gimme Brown le tiene davvero su tutta la giornata. Quindi vado a tirare in questo modo e daran! Questa quindi è la mia make-up routine. Come vedete è molto molto semplice, anche se in realtà non è proprio la mia make-up routine di tutti i giorni, perché io per andare a scuola non mi trucco, perché al mattino farei un patoccio letteralmente, mi verrebbe metà di questo, perché al mattino sono un po' rintontita. Ma ogni giorno che torno a casa faccio questo make-up e lo amo davvero tantissimo. Trovate la mia make-up routine anche su Instagram, nelle storie in evidenza. Se vi piace mettete like e iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanella per essere aggiornati su tutti i miei prossimi video. Ne usciranno davvero tantissimi, probabilmente uno anche domani. Ricordatevi sempre, truccatevi per voi, non per qualcun altro che vi dice che magari siete brutte senza make-up. Se voi vi vedete bene e state bene senza make-up, non truccatevi. Ma a me piace tantissimo, quindi mi trucco. Ciao, guarda che bello. Adesso devo mettere a posto tutti i trucchi. Ciao!